Vabbè, per il fatto della trattativa, intanto ringrazio comunque la società, il mister, il direttore, il presidente, anche perché comunque mi hanno dato fiducia. E, lato tecnico, voglio dire, penso che siamo tutti alla pari, quindi non è tanto una questione di fulcro del gioco, perché voglio dire, arriva una squadra quarta in classifica che sta facendo bene e se loro. Il direttore con il mister e lo staff pensavano che avevano bisogno di un giocatore con le mie caratteristiche e io sono, cioè sono contento e sicuramente darò una mano. No, sinceramente beh, la trattativa è stata anche veloce, però io quando ho parlato con il mio agente abbiamo parlato, abbiamo ragionato e sinceramente era una cosa che a me interessava e comunque è una società che sta lavorando seriamente. E bene nel panorama calcistico italiano in generale, quindi per me c'è un onore, io sono orgoglioso, perché comunque oltre che è una piazza calda è importante e quindi a me fa. I gol arriveranno. Sì, comunque sono un centrocampista offensivo ma comunque molto duttile, per chi mi conosce lo sa. Quindi penso che i gol arriveranno. Sì, ci ho già giocato in questo modulo, comunque non penso che sia importantissimo il modulo, come una squadra lo interpreta. Con il mister ho già parlato, non tanto perché non ho avuto più che altro tanto tempo, però ci ho parlato, mi ha detto delle cose, cioè abbiamo parlato poco così, delle cose che lui comunque cerca in un centrocampista e poi nei prossimi giorni cominceremo a lavorare. E comincerò a capire bene i movimenti, normalmente sono arrivato ieri, quindi è normale che ancora un attimo, però non ci sarà problema questo. Penso che sta facendo un grande campionato, perché comunque siamo una squadra che è quarta in classifica, cioè voglio dire, e quindi penso che deve continuare così, su quest'onda, diciamo. No, vabbè, è stata una difficoltà di squadra che purtroppo però non ho anche voglia tanto di parlarne. Dice, la squadra ha avuto qualche problema, ma capita, non è che ogni anno può andare bene, purtroppo è capitata una situazione un po' particolare, ma sinceramente non ci penso proprio più, sto pensando solo all'Avellino e a come finire bene la stagione. No, penso che non dovremmo mai sottovalutare questa partita, guardarla dal lato della classifica, perché per loro è un po' falsa, diciamo, perché come organico non rispecchia assolutamente, cioè una squadra che era costruita per fare un altro campionato e comunque arrivata a una vittoria, quindi comunque ti dà fiducia, ma non penso che questo sia il problema per l'Avellino, adesso se è andata male qualche partita in casa, vedo, non è che si può vincere tutte le partite, però penso che la risposta c'è stata alla Spezia, quindi credo che sarà una partita alla portata dell'Avellino, ma non da sottovalutare. Sì, questa è una sfida, ripeto, interessante, cioè, e comunque penso che l'Avellino ce n'abbia parecchia di personalità, forse più delle altre squadre secondo me, perché sinceramente quando gioco contro vedo tutto tranne che mancanza di personalità, quindi arrivo in una squadra che mi aiuterà tanto perché qua sono dei valori che in altre squadre forse non ci sono.